Ciao ragazzi, eccomi qua, casa mia, pronta per preparare il vostro, nonché il mio primo video, attraverso il quale potervi guidare per degli esercizi per la vostra postura. Ho caricato in didattico il materiale di teoria, che è veramente semplice, leggetelo e utilizzate proprio il video per poter fare in mia compagnia gli esercizi. Per quanto riguarda la colonna vertebrale, chiaramente è molto importante mantenere un buon lavoro di allungamento delle catene muscolari. Il nostro corpo è fatto un po' come una catena di montaggio, diverse persone con diverse funzioni. Stessa cosa, il nostro corpo inizia un muscolo, termina e poi ne riparte un'altra. È chiaro che se una persona nella catena di montaggio lavora male, tutto il resto viene sempre. La stessa cosa nel nostro corpo. Quindi, sono qui proprio oggi per farvi vedere diversi esercizi di stretching che vi permettono di mantenere l'allungamento. Ci vediamo giù a terra, sdraiati a terra, controlliamo bene che il tratto lombare tocchi terra, appoggio bene le spalle, le abbassiamo bene e incominciamo con la respirazione. Inspiro, cerco di gonfiare il più possibile l'addome e poi espiro per 3 volte. Portiamo un ginocchio aperto, abbraccio bene il ginocchio, piede a martello, mi raccomando sempre in basso le spalle, tengo la posizione per 30-40 secondi.
sebbene l'altro arto inferiore chieda a terra. Cercate di autoallungarvi il più possibile. Tiro, 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 come se avessi delle funi ai polsi e alle caviglie che mi allungano. Qua è naturale che si inarchi il tratto lombare, eh? Thank you.
sul fianco. Questa è una modalità che dovrebbe essere usata anche quando vi alzate dal letto. Quindi mai caricare la colonna verticale, ma spingo con gli arti superiori. Ci alziamo, ci giriamo, mi siedo sui talloni e mi allungo il più possibile in alto. Sempre bene la respirazione, inspiro dal naso ed espiro dalla bocca. Saliamo in quadrupedia, mettiamo gli arti superiori perpendicolari al pavimento e anche le cosce. Vi chiedo di guardare in basso e di creare la curva più possibile a livello dorsale e tengo. Guardate, spostiamo il bacino verso i piedi e vedete che la curva si sposta a livello lombare. Tengo la posizione. Inspiro bene ed espiro lentamente. Creiamo un automassaggio, vado in avanti a livello dorsale, inspiro, vado indietro a livello lombare ed espiro. Solleviamo il busto, mi alzo un arto inferiore, questa è la posizione di partenza, vado il più possibile in avanti, tenendo bene la schiena dritta, allunghiamo molto bene gli dorsali.
Italia.